Ciao ragazzi, allora in questo video volevo parlare di un argomento molto molto toccante e scottante per quello che è il discorso fitness, ovvero l'argomento doping. Allora, perché ho deciso di parlare di questo argomento? Perché c'è una foto incriminata postata da me, in realtà varie foto, ma una in particolare ho visto che ha proprio notato un certo scalpore, nel senso che adesso voi vedete le immagini sovrapposte della media, più o meno dei commenti. C'è gente ovviamente che ha commentato con commenti adeguati, che infatti si è visto che usa la logica, però la media delle persone in realtà è sempre doping, 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 anzi se è così è per il doping. Quindi parliamo un attimo di quello che è il discorso doping, cosa ne penso, se mi sono mai dopato, cosa penso un attimo proprio di chi, no, non di chi si dopa, ok? Però non voglio dare giudizio su chi si dopa, però cosa penso un secondo del discorso doping abbinato al fitness, se, passami il termine, ha senso, non ha mai senso, lo vedremo in questo video, tranne perché in alcuni casi, adesso poi tutte le mie opinioni, però vediamo un secondo come andare tra virgolette anche a riconoscere, se si può riconoscere un fisico da dopato, e perché i commenti di tutte queste mie foto sono totalmente inappropriati e spiegati, vengono smontati totalmente. Io non voglio assolutamente reagire come uno potrebbe reagire, quindi si vede commenti come vedete nelle immagini sopra questo video di insulti, insulti, commenti ironici molto stupidi, persone che veramente non argomentano ma attaccano, ok? Che è un discorso totalmente diverso. Io invece voglio argomentare ma non attaccare, non stare manco a guardare quelle che sono queste critiche insensate, frivole da persone che alla fine, quando poi gli devi vedere il profilo di fitness, evidentemente non masticano molto, ok? Quindi la prima cosa da dire è: se una persona ha un minimo, questa è una cosa a queste persone, se una persona ha un po' di fisico in più di quello che vorresti avere te, e questo vale per me, come vale per tanti miei clienti che gli è stato detto, questo cambiamento, doping. 3 mesi di trasformazione, doping. È impossibile, doping. Perché la cosa più semplice da dire è: se questa persona ha raggiunto un qualcosa che io non sono stato in grado di raggiungere, non è che uno può andare a pensare, come potrebbe fare una persona matura, forse questa persona magari ha fatto delle cose che io magari ho fatto ma in maniera sbagliata, quindi anche io mi sono allenato, anche io ho fatto una dieta, ma magari ho sbagliato l'approccio alimentare, magari ho sbagliato l'approccio all'allenamento, o magari la persona alla quale mi sono affidato l'ha sbagliata. Comunque qualcosa magari sto sbagliando, magari non ho dato abbastanza tempo perché potessi sviluppare un certo tipo di fisico. Tutta una serie di variabili che sul discorso, poi tra l'altro fitness e estetico, ci sono miliardi di variabili, partendo anche solo da un discorso magari genetico, chi è più portato, chi meno, partendo da un discorso di background, magari una persona che si è allenata per tanti anni, poi è stata in stop un anno e poi quindi una trasformazione di 2 mesi e un ritorno anche di memoria muscolare, o magari semplicemente trasformazioni di perdita di grasso importanti che rendono una trasformazione molto molto impattante, o magari ragazzi molto magri che hanno messo tanti chili di massa muscolare nel corso degli anni. La prima cosa che si va a dire è doping, ok? Perché è molto più semplice andare a dire doping senza andare a pensare invece a tutto quello che questa persona magari ha fatto. Perché? Perché si va semplicemente a dire: se questa persona ci è arrivata e io no, sarebbe difficile dover dire: cazzo, forse dovrei allenarmi meglio, alimentarmi meglio, affidarmi a qualcuno, ristrutturare la mia routine, vedere cosa c'è che non va, fare tutta una serie di ragionamenti e fare delle azioni. Molto più semplice dire doping e giustificare, e poi andare a dormire la sera dicendo: vabbè, ma tanto se io non ho quel tipo di fisico è perché mi dopo, non perché magari bevo 5 volte a settimana e sgarro tutti i giorni, ok? Quindi è molto più semplice andare a dire così. Quindi questi sono un po' i commenti che voglio fare a queste persone. Tutto questo, la foto incriminata, questa qua, ed è una foto dove non sono chissà quanto tirato in allenamento, in pump, cose del genere, ma è una foto tranquillamente in bagno, ok? Con un ottimo, con una buona luce. Il discorso qual è? Se voi veramente, ragazzi, pensate, e questo è un discorso che voglio fare anche se tu, comunque è un limite tuo che magari ti viene imposto da altre persone, se voi pensate, ragazzi, che il limite di un natural, ok, sia, come io sono in questa foto, che questa foto qua sia già un limite oltre l'essere natural, che quindi per arrivare a questa condizione fisica ci sia bisogno di doping, ragazzi, veramente dovete alzare questo cazzo di standard e probabilmente non avete idea di dove il vostro corpo possa arrivare. Io questo lo dico, e lo dico con enfasi, non che sono incazzato, ma con enfasi, perché ci tengo che le persone alzino un minimo l'asticella propria. Perché se voi pensate che questo tipo di fisico sia già da doped,
No, ragazzi, cioè il vostro fisico, ribadirò sempre, da natura può arrivare a dei livelli che abbiate una genetica buona, meno buona, così, alti, alti, veramente alti. Io mi alleno da quando ho 15 anni, ok? Sono praticamente 7, fra un po' 8 anni che mi alleno da 8 anni, ok? Facciamo 8 anni di dieta, perché ho iniziato a fare l'alimentazione corretta da quando sono partito dalla palestra, subito, e di allenamento, sempre. Sempre, ragazzi, io in 8 anni non ho mai saltato un mese intero di stop di non allenamento, esempio, ok? Mi sono sempre allenato, sempre, mi sono affidato anch'io a persone, ho, poi ad oggi il mio lavoro, quindi va bene, so come autogestirmi, cose del genere. Sono 8 anni di lavoro, 8 anni di alimentazione, 8 anni di allenamento. Non vi ho detto che potete arrivare a una condizione magari simile alla mia o come la mia in un anno, ok? Perché ovviamente ci sono anni di costruzione. Ma se voi pensate che un fisico del genere sia raggiungibile solo col doping, vi state sbagliando alla stragrande. Anche perché un conto è, e lì fa ridere anche a me, ma e lì mi incazzo perché è un po' prendere per il culo, il classico discorso, prendere per il culo i ragazzini, quindi comunque persone che come me, magari quando mi ero approcciato alla palestra, a 15 anni, vedi la persona che è 110 kg, alta 1,70, al 3% di massa grassa, dice, e lui dice no, ma sono natural. No, ok? Perché ovviamente c'è un discorso naturale dove tu oggettivamente puoi arrivare magari a un'altezza peso, magari a un'altezza peso anche più 5, più 10, in rari casi, ok, di chili, quindi esempio un 80, un 90 kg, ok, di massa muscolare, esempio, a una bassa percentuale di massa grassa, va bene, ma quando tu sei 20-30 kg in più di quello che è la tua altezza, cioè se tu sei 1,75, 610 kg e sei tutto l'anno al 5% di massa grassa e continui a aumentare la massa muscolare, aumentare la definizione, e ovviamente ragazzi che lì non si parla più di natural, ma perché? Perché c'è un dislivello tra quella che è la tua altezza, tra quello che è il tuo peso e tra la percentuale di massa grassa che hai, che è veramente qualcosa di impossibile naturalmente. Ragazzi, due conti, io sono alto 1,87, sono adesso ad oggi in ipercaloriche, sono 91 kg, io in questa foto qua ero 1,87, perché l'altezza quella è, ok? Per 88-89 kg. Cioè, se voi pensate che una persona non possa essere dopo 7-8 anni di allenamento e alimentazione, naturalmente arrivare a un'altezza peso con una percentuale di massa grassa dell'8-10%, ragazzi, cioè dovete o alzate i vostri standard o vi smettete di allenare, perché se il vostro obiettivo è veramente così basso, cioè dove volete andare? Cioè, veramente, aprite gli occhi e comprendete che il vostro corpo può arrivare veramente in alto. Io questo lo dico perché ci tengo che le persone che vedono questo video alzino un minimo l'asticella, ok? Se il tuo obiettivo è, sono alto 1,80, voglio arrivare a 120 kg di massa magra con il 5% di massa grassa e mantenerlo tutto l'anno. Ma no, ma lo sai da solo che non ci puoi arrivare naturalmente. Ma un obiettivo minimo, ragazzi, che io dico a qualsiasi ragazzo, non che te lo devi mettere in 3 mesi, ma a lungo termine, ok? Obiettivo a lungo termine di qualsiasi ragazzo dovrebbe essere, per avere un bel fisico, poi ognuno ha i propri gusti, quindi chi più, chi meno, ma di media un gran bel fisico raggiungibile, ok, da ragazzo, che ipotizziamo anche il classico fisico che comunque piace ancora alle donne, perché troppo nella media poi non piace più, okay? Quindi quel tipo di fisico che piace alle donne, piace ai ragazzi, è bello e muscoloso e atletico, piacevole da vedere, magari anche bello voluminoso e grosso, ma comunque sempre armonioso. Ragazzi, un'altezza peso per un uomo, poi dipende quanto uno è alto, se sei alto magari 1,87 come me, 1,88 come me, anche un po' più di chili per riempire, se delle leve lunghe ci stanno, se sei magari 1,70 un po' meno chili perché sennò sembri un pochino più tozzo, quindi quella è la differenza, ma un'altezza peso con la stessa massa, cioè un'altezza peso cosa vuol dire? 1,70 esempio per 70 kg, 1,70 per 65 kg, sei alto 1,80 arrivare a 75-78 kg, con una percentuale di massa grassa sostenibile durante l'anno, quindi che varia dall'8 al 15%, ragazzi, è un obiettivo che ogni ragazzo dovrebbe porsi nel lungo termine ed è assolutamente fattibile, ok? Quindi come si va a dire doping subito? Ma ragazzi, ma cioè, veramente di cosa stiamo parlando? Cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, il livello è veramente basso in Italia su alcune cose, ma perché, cioè, si va veramente a accusare persone di doping? Se uno studia, cazzo, un libro di fisiologia del corpo, si prende due testi in mano, comprende che un tipo di fisico del genere è assolutamente raggiungibile. Ora, domanda che mi è stata fatta: ti sei mai dopato? No, mai.
Hai mai pensato di doparti? Sì, assolutamente sì. E ti dicessi di contare delle ragazzate. Non l'ho mai fatto, ma ti potrei dire ci sono arrivato a un ago dal farlo. Nel senso che, non che fisicamente era un ago dal farlo, ma era per farti ridere, nel senso che sono arrivato molto molto vicino dal farlo, perché periodo che avevo fatto le due gare, periodo che ero in un ambiente dove tutti mi spronavano di qua, di là, adesso senza fare ovviamente nomi, però era un periodo dove tutte le persone intorno a me mi spronavano molto a dire ma sì, ma tanto non fa male, ma tanto se fai la terapia giusta dopo che hai fatto, ti sei bombato, poi vedrai che il cazzo ti torna a funzionare, se hai qualche problema, vedrai che tanto non hai problemi a livello di prostata, di gigonagomastia, perché tanto se prendi le cose giuste non c'è nessun problema, vedrai che non è una dipendenza, quindi classici discorsi che ti fa chi vuole portarti verso quella strada. Ho fatto tipo 2 mesi dove leggevo solo robe sul doping per informarmi e fortunatamente ho preso la scelta di non farlo. Ad oggi sono, credo che sia stata una delle scelte migliori che abbia fatto nella mia vita, ma non ti nascondo che ero molto vicino dal farlo perché l'ambiente circostante a me mi portava a volerlo fare. Fortunatamente non l'ho fatto, non consiglio a nessuno al mondo di farlo, ok? Perché non c'è da dirsi se lo fai bene non fa male, no, se, no, cioè fa male punto, non c'è da discutere. Poi se tu parli con un dopato, ok? Non ti dirà mai probabilmente, perché appunto ragazzi c'è, cioè, è una dipendenza, chiuso, cioè crea dipendenza. Lo vedo su persone che conosco che sono partite col dire non è una dipendenza e poi faccio un ciclo all'anno e sono tutto l'anno sotto ciclo, ok? E se parli con persone che si dopano ti diranno che non fa poi così male. Tu non lo puoi sapere, anche se ti dopi 10 anni, magari gli effetti collaterali li vedi tra 20 anni, ok? Quindi non lo puoi sapere e non c'è un cazzo da fare, il doping fa male, punto. Non c'è da dire. Molto meglio una persona che dice io mi dopo, sono consapevole degli effetti che questa cosa può portare e ok, mio rischio, ci vado incontro e va bene. Posso comprendere, non consigliare, comprendere che non è un settore di cui mi occupo, ok? Io non seguo ragazzi che fanno le gare, non è un ambiente che mi interessa, che mi piace, ma posso comprendere se uno dice voglio arrivare al Mister Olimpia, di conseguenza so che per arrivare a quei livelli, ragazzi, da natura non ci si arriva e quindi so già che mi doperò e lo faccio in funzione di quell'obiettivo. Ma se il tuo obiettivo è avere un bel fisico, avere un fisico come fortunatamente ne sono grato, tanti ragazzi mi prendono di ispirazione e facendo il mio lavoro credo che sia una delle cose anche primarie essere di ispirazione per i propri ragazzi, cioè il personal trainer con la pancia non è diciamo è un po' come il dottore che ti dice di smettere di fumare, fuma, quindi è una cosa secondo me che dovrebbe essere la norma che il personal trainer sia di ispirazione per i propri ragazzi, è una cosa che mi fa strapiacere e quello che voglio dire è se il tuo obiettivo è avere un fisico armonioso, grosso, voluminoso, proporzionato, un fisico che piace, il classico discorso che ti ho fatto prima, un'altezza peso con una bassa percentuale di massa grassa e stai pensando di doparti, non farlo, datti tempo, prendi semplicemente una persona al tuo fianco che ti sappia guidare dal punto di vista alimentare, dal punto di vista dell'integrazione, dal punto di vista dell'allenamento, una persona che abbia a cuore quella che è la tua salute in primis, che abbia a cuore quello che è la tua persona e fatti guidare da questa persona e datti tempo, le persone che vedi sui social non sono arrivate magari a certi tipi di fisici naturalmente, ti ribadisco, nel corso di un anno, ok? E chi dice il doping non ti avvantaggia è una minchiata, perché se non ti avvantaggiasse non lo faresti e c'è poco da fare, ci sono un sacco di studi scientifici che dimostrano ovviamente che una persona che si dopa fa i progressi di una persona che non si dopa e anzi li supera in non meno della metà del tempo, ma ancora meno. Quindi ti dico, ovviamente il doping ti avvantaggia, ma non ne vale la pena. Quindi discorso di base è alza i tuoi standard, non ne vale la pena di dopare, cioè se tu non vuoi andare all'Olimpia non ti dopare, chiuso. Cioè se stai guardando questo video e vuoi andare a Mister Olimpia fai i tuoi ragionamenti. Guardi questo video, non vuoi andare a Mister Olimpia, ti stai dopando, smetti, hai intenzione di doparti, non farlo, questo è il mio consiglio. Altra cosa, alza i tuoi standard come ti dicevo prima per quanto riguarda il raggiungimento del tuo obiettivo fisico. Se pensi che io mi dopo, mi dispiace, mi fai un complimento perché non mi dopo, ma non mi dopo, non mi sono mai dopato. E se pensi che mi dopo è perché devi tornare al punto di prima, ovvero che devi alzare i tuoi standard. Anche se capisco che per molte persone è molto più semplice dire ah lui è così perché si dopa, piuttosto che dire ah lui è così perché ha fatto questo, questo, questo e questo per tot anni e io non l'ho fatto, ok? E magari girano anche le palle, infatti la media delle persone era molto alta come età, perché ovviamente magari ci sono 20 anni che ti alleni e non ti dai risultati, forse non è che io mi dopo, ma forse che hai sbagliato una cosa per 20 anni. Perché il ragionamento di base sulla quale alcune persone fanno leva è dire
ma io mi alleno da 20 anni, quindi lo so. Sì, ma se tu fai una cosa sbagliata e la fai per tanti anni, questa cosa non diventa giusta. Cioè, se tu fai un esercizio sbagliato per 20 anni, non è che siccome lo fai da 20 anni puoi parlare. Se tu fai una cosa sbagliata per tanti anni, non diventa giusta, ok? Quindi tu devi fare una cosa giusta e devi farla per tanto tempo, non una cosa sbagliata per tanto tempo. Quindi è capace che ti rendi da 20 anni, non hai mai ottenuto i risultati. Perché? Perché magari si fanno semplicemente delle cose errate, ok? Quindi spero questo video veramente sia passato a farti alzare un po' i tuoi standard sul fisico, a farti comprendere, vabbè, che io non mi dopo, ma che ho pensato anch'io come tanti ragazzi di doparsi, e che semplicemente spero sia servito anche magari a qualche ragazzo che aveva in testa di doparsi, siccome lo standard oggettivamente dei fisici sui social è altissimo, quindi molte persone per tagliare un po' la strada ci pensano, che magari ti sia servito e abbia salvato qualche ragazzo dal non prendere questa scelta, che è una scelta assolutamente negativa, sbagliata, che non consiglio a nessuno, ok? Quindi grazie per aver visto questo video, ti ricordo che per richiedere informazioni invece per quanto riguarda i miei servizi di coaching puoi mandare un messaggio al numero che ti lascio in sovraimpressione e il mio collaboratore per chiedergli qualsiasi info per quanto riguarda tutti quelli che sono i servizi che offro dal punto di vista sia del coaching che di altri programmi più o meno personalizzati, ok? Per quanto riguarda quindi qualsiasi info, manda un messaggio a questo numero e noi ci vediamo nel prossimo video.